Ormai è una tradizione, proprio perché tale, nella prima puntata di Sudgiri di ogni edizione, quest'anno la nona, vogliamo mostrarvi ancora una volta le immagini della Coppa delle Calabrie, gara di regolarità per auto storiche valida per il campionato italiano della specialità, organizzata a Castrovillari e dintorni dall'ASA di Vittorio Minasi e figli Giuseppe e Massimo. C'è da dirlo subito, questa non è una gara in cui esistono gomme slick, alettoni, cambi ravvicinati e sequenziali e quindi non vi si possono osservare spunti di velocità staccati al limite. Semmai è una gara in cui prevale l'unico elemento che accomuna le competizioni di qualsiasi genere, il cronometro. Uno strumento senza anima che nel caso di una gara come questa viene utilizzato in termini quasi parossistici, laddove è preso a riferimento dai concorrenti, e non solo loro, per scandire una porzione di tempo assai piccola, i centesimi di secondo. Già, perché cari amici, è proprio all'interno di differenze di centesimi di secondo tra un equipaggio e l'altro che la gara si svolge e determina il risultato finale, spesso infoltito di ex aequo. Una precisione certo non frutta del caso, bensì di una maniacale precisione in cui il pilota, la macchina dei suoi accessori interni ed esterni, il copilota, gli strumenti di giri del motore sono un tutt'uno, sempre tesi verso la precisione assoluta. Soprattutto quella con cui la ruota anteriore della vettura, passando sul tubo pressostato, segnerà il proprio destino nella classifica. La 19ª edizione della Coppa delle Calabrie si è svolto in due giorni distinti su un percorso complessivo di 285,5 km suddiviso in due tappe, con partenza da Castrovillari il giorno 28 aprile ed arrivo finale a Morano Calabro il 29. Al via i più forti top driver nazionali della specialità, ad eccezione, cosa più unica che rara per questo appuntamento di Castrovillari, del pluricampione Giuliano Canè. Una trentina le vetture al via, 45 le prove cronometrate previste nei due giorni, con 8 controlli orari e 7 controlli attivi. Come sempre suggestive le località dell'Alto Cosentino, attraversate dalla corovana della corsa: Cerchiara, Frascineto, Cassano, Civita, Francavilla, Trebisacce, Belvedere, Saraceno, Novacco, San Basile, come detto Castrovillari e Morano Calabro, i centri toccati dal percorso di gara. Per quanto riguarda la cronaca sportiva, dopo una prima giornata interlocutoria e pur tuttavia indicativa del risultato finale, la gara, che ha sempre visto primeggiare i forti top driver siciliani di Trapani e di Campobello di Mazara, la gara, dicevamo, domenica ha visto il fatto che ha condizionato, crediamo, non poco il risultato finale. Parliamo del ritiro per noie tecniche in una prova del forte equipaggio siciliano a Cardo Messina, a bordo di una Fiat 600. Che avevano chiuso per auto al primo posto la prima giornata di gara. Angelo, davvero una sfortuna. Sì, è stata una sfortuna perché sinceramente ieri sera eravamo in testa. Stamattina siamo partiti pure bene, però purtroppo in una delle prove speciali abbiamo avuto un problema alla macchina, al cambio, penso che sia, e di conseguenza siamo stati impossibilitati di continuare la gara. Peccato perché poteva andare meglio. E a questo punto campo libero per tuo fratello con Mario? E certo, io sono contento per loro perché fa parte della stessa scuderia, quindi l'importante è che sia un equipaggio della nostra scuderia che vinca. Per noi è un onore vincere nei campi di gara.
e quindi va bene così, del resto un po' di amaro in bocca ci è rimasto, ma comunque fa parte del gioco. A questo punto via libera per la conquista dell'alloro agli altri equipaggi, tra i quali Passanante e Messina, sempre forti e agguerriti e sempre in alto nella classifica di questa gara, anno dopo anno, i più capaci di fare la differenza sul traguardo con la loro formidabile Abarth A112. Per dare senso numerico al risultato finale della gara, diciamo subito che i vincitori Passanante e Messina, della scuderia del Gradino, hanno chiuso la gara con 112 penalità, corrispondenti, si pensi, ad un secondo e 12 centesimi di errore sul tempo totale delle due giornate di gara, precedendo per 37 punti di penalità in meno i secondi assoluti Ciravolo Ferreri su Fiat 1100-103, terzi assoluti l'equipaggio di Pietra Manzo con 158 penalità e via via tutti gli altri con penalità crescenti. Nella speciale classifica dei top driver, tenuto conto dei cervellottici coefficienti, al primo posto è giunto l'equipaggio Ciravolo Ferreri davanti agli stessi Passanante Messina e di Pietra Manzo. Più onorevoli le prestazioni degli equipaggi calabresi, bisognevoli di avere a disposizione più gare durante l'anno per perfezionare le varie tecniche con cui fronteggiare i mostri sacri della regolarità. Tra le vetture più datate di questa corsa, per intenderci quelle del primo raggruppamento, segnaliamo l'Austin Seven di Gamberini Nobili e la Lancia Aprilia di Sisti Bernini. Siamo a bordo della 112 di Mario Passanante Ciccio Messina e vogliamo simulare un passaggio sul tubo pressostato, i mostri del centesimo di secondo, questa volta in presa diretta per Sud Giri. Allora vediamo un attimino cosa si dicono pilota e copilota in questa particolare frangente della corsa. Prego ragazzi. Com'è il passaggio? Il passaggio è sul veloce, comunque deve andare, non gli deve andare troppo sotto. Lineare, no? Sì, deve farlo lineare. Non è salita né discesa. Esatto, perfetto. E farlo per poi 20, passaggio veloce. 20, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, okay, ok, bravo, okay, è andato bene. Passaggio perfetto.